Ciao ragazze, ciao ragazzi, sto costantemente controllando nello specchio qua vicino se ho rossetto sui denti. Questi rossetti scuri sono maledetti, vado sempre in giro con le macchie sui denti. Allora, oggi voglio filmare un nuovo What's in my bag con la mia boy bag Chanel. Stavo pensando, ma quant'è che non filmo un What's in my bag? Allora sono andata a controllare ed è tipo più di un anno, l'ho fatto tipo a inizio 2016 l'ultimo e stavo ancora a casa di Tomas, avevo ancora i capelli corti, quindi oggi voglio assolutamente filmarne uno aggiornato. Non spaventatevi se questo rossetto è assurdamente pazzesco, ma mi piace così tanto il colore. Vedo sempre queste ragazze con la carnagione un po' più scura, un po' più olivastra, cioè molto fighe, molto Kim Kardashian. Questo rossetto scuro a me sta malissimo. Cioè, su Instagram Stories mi avete appena scritto che sembro un'alga e la sposa cadavere, non so cosa è peggio. Iniziamo direi con questo video, non facciamoci deprimere da questo rossetto. Vi faccio vedere tutto quello che ho all'interno della What's in my bag, che come vedete sta per esplodere letteralmente. Cos'ho all'interno della What's in my bag? Rendiamoci conto. Cos'ho all'interno della boy bag che sta per esplodere ed è strapiena di roba come tutte le mie borse. Allora, questo piccolo riassunto, molti di voi già lo sanno, l'ho presa a Los Angeles. L'ultima volta in cui ci sono stata ero con Tomas ed è appunto di un colore nude con l'hardware dorato. La boy bag Chanel è l'unica che mi piace con hardware dorato. Di solito preferisco quell'hardware platino che sembra oro ma è in realtà una via di mezzo tra oro e argento, perché l'hardware dorato Chanel secondo me è troppo forte, mi piace appunto soltanto nella boy bag. Iniziamo con la prima cosa che tutte hanno, credo, nella borsa, cioè l'iPhone, un cellulare. Questo è l'iPhone 7, la custodia è sempre quella glitterata rosa, ma ne ho ordinate tantissime online, non vedo l'ora che mi arrivino, poi vi farò il video sulle cover, sono veramente bellissime quelle che ho ordinato, adesso sono qui che aspetto, quindi per ora ne ho solo una, questa, quindi accontentiamoci. Lo screensaver, siamo sempre io e Tomas che ci diamo un bel bacio, qui siamo a Cortina, e questa foto è dell'anno scorso, ne ho tante nuove, ma sono un po' affezionata a questa foto, quindi mi piace tenere questa come screensaver. In tante mi hanno detto, ma perché non ti sei presa l'iPhone 7 Plus? Cioè, scartavettiamoci la faccia. Perché non ti sei presa l'iPhone 7 Plus? Fa delle foto molto più fighe, perché non mi sta nelle borse piccoline. Io non so come facciano le ragazze ad avere l'iPhone 7 Plus e ad andare in giro con le borsette piccoline, perché poi mi dicono, ma io l'iPhone lo tengo in mano, io lo perdo. Cioè, non posso uscire con la borsa piccolina e tenere l'iPhone in mano, perché ovviamente lo bollo da qualche parte e me lo dimentico, cioè classico. Quindi assolutamente ho preso l'iPhone 7 perché è un po' più piccolino. Allora, a parte scontrini, boh, c'è questo che sembra un compact, un fondotinta in polvere, una polvere per il viso, in realtà no, perché è, c'è lo specchietto, però questo è molto utile, in realtà è un caricabatterie da cellulare e c'è scritto il mio nome sopra, c'è scritto Nicole. Questo è stato un regalo di Natale da parte di Limoni, che ho apprezzato un sacco perché io amo i regali personalizzati e amo tutto quello che ha il mio nome sopra, lo so, cioè... però mi piace, e quindi sì, questo non è altro che appunto un caricabatterie per cellulare, cosa molto molto utile. La cosa strana è che io ne ho un sacco di questi caricabatterie portabili per cellulare, però quando mi servono li vado sempre a rubare agli altri, quindi sono già sicura che nel momento in cui mi servirà questo sarà misteriosamente sparito. Poi altra cosa, appunto, ci sono scontrini, carte di Lindor che freghiamo in giro io e Tomas, poi scontrino, ricevuta di sushi, benissimo. Poi, allora, altra cosa che c'è sparsa nella borsa è il rossetto matte di Kiko della collezione Less is Better. Io amo questo prodotto, ho collaborato con Kiko per quella collezione, lo sapete, abbiamo fatto un video insieme, ma questo è un prodotto che è classico esempio delle collaborazioni che io scelgo perché i prodotti mi piacciono. Questo prodotto lo amo e lo uso molto molto spesso, mi piace perché non secca le labbra, però devo sempre portarlo in giro, insomma, per i vari ritocchini naturalmente durante la giornata, ma amo questo prodotto. In molte mi chiedete che numero è, ed è il numero 03 Essential Rose. Se siete alla ricerca di un rossetto opaco, nude, classico, quelli che insomma vanno tanto di moda in questo periodo ma che non costi una fortuna come tipo quelli di Kylie Jenner, andate da Kiko perché merita veramente. Anche la NYX ne ha di molto molto carini. Anzi, io avevo pensato di fare un altro tutorial, perché l'avevo fatto tempo fa, un tutorial metà viso low cost, metà viso prodotti invece
più costosi e volevo farne altri di tutorial così. Quindi ditemi se quest'idea potrebbe interessarvi, potrebbe essere carina per voi, perché ho tanti prodotti interessanti da farvi vedere e molti dupe da farvi scoprire. Altra cosa che c'è qui dentro, c'è il mio balsamo labbra EOS, questa piccola pallina rosa. Sono così carini questi balsami labbra e l'avevo preso a New York, non mi era piaciuto per niente, poi non so perché l'ho ricomprato ad Amsterdam e adesso mi sta piacendo un sacco. La profumazione è sempre quella, sa tipo di pompelmo, è molto buono, magari è tutta un'altra roba, io come al solito non indovino mai i profumi, però è buono, sa di frutta, questo sicuro, ed è tutto sporco di rossetto perché molto spesso, cioè io ho sempre solo rossetti opachi che mi seccano le labbra purtroppo, e quindi ogni tanto vado e ci passo sopra questo balsamo labbra. Mi piace perché idrata le labbra, però non so come il rossetto rimane a finish opaco anche se vado ad applicare questo, però almeno non mi fa effetto secco sulle labbra, sapete quello che intendo se indosso i rossetti opachi. Comunque sono molto carini questi. Altra cosa che c'è la mia pochettina di Victoria's Secret. Questa faceva parte di un kit di due o tre pochette, una più grande, una un po' più piccolina e una ancora più piccolina. Credo di averla presa quando tornavamo dalla Croazia, siamo stati con Foreo, abbiamo fatto scorsa estate tutto tipo una crociera in barca a vela sulle isole della Croazia, della Dalmazia, e quindi tornando ho trovato questo in aeroporto, c'era un piccolo store Victoria's Secret. Naturalmente, cioè, questi beauty case sono glitterati, io potevo forse non prenderli, ovviamente no, quello più grande è argentato, questo invece è rosa e quindi lo uso per le borsette più piccoline. In realtà ci sta il mondo qua dentro, tutto quello di cui ho bisogno. Allora, prima cosa, e questa credo sia l'unica costante di tutti i miei what's in my bag, cioè se mi sbaglio scrivetemi, ma credo di averla inserita veramente in tutti i what's in my bag, sono le salviettine mitiche Assorbisebo. Allora, ogni volta sono di un brand diverso, quello che trovo. Adesso Flormar me ne ha spedite un paio, quindi ho queste. E sono, cosa sono? Sono delle semplicissime salviettine che costano anche poco. Io vado a picchiettarle sul viso e mi tolgono l'effetto unto della pelle. Purtroppo la mia pelle è mista, quindi fronte, naso e mento e anche ai lati del naso sinceramente divento super lucida, e se non ho queste vi giuro che voglio suicidarmi. Io detesto quando faccio così e mi vedo il dito tutto lucido. Comunque, poi altra cosa che c'è all'interno, c'è High Beam, questo è un illuminante di Benefit. Io ho il mini size che era presente nel calendario dell'avvento, tutte le caselline con i mini prodottini, e questo è pazzesco perché se mi dimentico di mettere l'illuminante oppure se ne ho uno in polvere che se ne va durante la giornata, insomma se sono fuori e ho tipo effetto cadavere, posso mettere l'illuminante e me lo porto sempre con me, piccolino, comodo, e ci sta in questa pochettina. Altra cosa che c'è è il rossetto che sto indossando oggi. Naturalmente porto sempre con me il rossetto che sto indossando oggi, e poi come nel caso di quello Kiko ci sono anche rossetti che indossavo nei giorni precedenti e mi sono dimenticata di toglierli dalla borsa. Questo è il NYX Liquid Suede numero 01 ed è di questo bellissimo grigio scuro. Io amo questo colore, ma sulle ragazze che hanno la pelle più scura sta da Dio, ma no. Comunque, poi c'è il Lolly Tint, questa è un'altra cosa, perché io molto spesso, starete notando, dimentico dei passaggi di trucco e quindi magari me ne rendo conto quando sono fuori casa e zacchete ho tutto con me, e questo è il Lolly Tint che va a sostituire il blush. Questo è un problema che ho, perché se siete bianche, avete la carnagione così chiara come me e vi dimenticate il blush, cioè i miei capelli oggi hanno una vita propria ed è una vita molto ribelle, e se mi dimentico di mettere il blush sembro veramente Morticia Adams, quindi questo mi salva la vita. Ah, questo è un altro prodotto labbra che io dovevo togliere dalla borsa ma è rimasto qua. Questo è il Kylie Matte Liquid Lipstick, rossetto liquido opaco in Candy K. Io amo i rossetti liquidi di Kylie, sono a super lunga durata e sono bellissimi, cioè hanno un effetto bellissimo, imbattibile, sono molto piacevoli da indossare, solo che appunto dopo un po' di ore che lo indossate tende a seccare le labbra, almeno le mie, quindi però sono fantastici. Qui c'è, non sapevo nemmeno di averlo questo è un pettinino pettina ciglia, io ho l'extension alle ciglia, magari fossero le mie, e quindi vado a pettinarle con questo pettinino. Se mi dimentico, ci sta venendo fuori che io di memoria non ne ho, praticamente la mattina io dopo essermi fatta la doccia eccetera vado a pettinare
pettinare le ciglia, perché le extension vanno pettinate quotidianamente in modo che non si formino grumi, in modo che crescano dritte come devono crescere, eccetera eccetera. Sono molto scrupolose e meticolose per quanto riguarda questo, e quindi se mi dimentico di farlo a casa, ho il pettinino e le pettino in giro, in pubblico. Se mi vedete pettinarmi, se qualcuna che si pettina le ciglia, sono io. Poi qui c'è il Bad Girl Lash. L'avete indovinato? Se mi dimentico il mascara, c'è il Bad Girl Lash. Poi qui c'è, non so perché ci sia questa, è una Wipe Off OPI. Praticamente sono delle salviettine leva smalto. Non so perché me la porto dietro, perché non è che posso farmi la manicure in giro, però evidentemente se mi stufo al volo di un colore dico oddio, oggi il colore nero sulle unghie, voglio toglierlo, lo tolgo, e questo è quanto. Poi ci sono due assorbenti. Io mi sono sempre vergognata di farli vedere, ed è tipo un po' una cosa che tutti sappiamo che li abbiamo, però nessuna di noi li fa vedere. Bisogna, cioè, tipo una roba tra ragazze, tipo io so che tu sai che io so, però io li faccio vedere, perché adesso non me ne vergogno più. E questi sono appunto gli assorbenti, devo sempre averli per ovvie ragioni. E poi c'è il correttore Full Cover di Make Up For Ever. Amo questo correttore, non è quello che utilizzo quotidianamente perché ho solo un tubetto, e quindi questo è quello che utilizzo quando sono in giro, se ho un brufolo o se ho un po' di occhiaie o se, non lo so, qualsiasi cosa e problema vado, ecco, questo copro veramente tutto. È un fantastico, fantastico correttore. Questo è tutto quello che c'era nella mia pochettina. E poi qui c'è, allora, c'è un elastico per capelli. Io questi elastici per capelli non li so usare. Adesso forse sono io l'unica scema che non riesce ad usarli. Cioè io riesco ad usarli, ma o sono troppo larghi o sono troppo stretti, e poi comunque mi lasciano il segno nei capelli. Cioè questi dovrebbero essere fatti, forse li userò come choker, non lo so. Forse questi dovrebbero essere fatti per non lasciare segni sui capelli. A me ne lasciano un casino e mi ritrovo poi tutti i capelli zigzagati. Io non li so usare, aiutatemi. Poi, allora, qui ci sono, vabbè, qui c'è il mio portamonete. Ho sempre avuto quello di Tiffany, ma poi mi sono innamorata di questo da Saint Laurent a Venezia, ed è appunto un semplicissimo porta carte, come si chiama, porta documenti. Ci sono i miei bancomat italiani, i miei bancomat olandesi che tengo ancora non so perché, e qui dentro in quest'altra tasca interna ci sono le carte di credito. Amo questo portafogli che è così carino, è tutto rosa, è molto carino. Vi ho detto che è carino. E poi, allora, qui c'è un altro super lunghissimo scontrino di Kiko. No, non sono incinta, sono andata a prendere delle cosine per la mia migliore amica che ha appena avuto una bambina. Ah, questi? No, ce n'è solo uno, no, ce ne sono due. Questi sono due braccialettini che abbiamo preso da uno dei ragazzi senegalesi che li vendono, e ci ha detto che porta fortuna, e quindi ne abbiamo presi due uguali, uno per me e uno per Tomarsolo, che ancora non li abbiamo messi, non so che cosa aspetteremo. E poi qui c'è, oddio mio, cioè qui c'è una pasticca di dubbia provenienza. Io so che cos'è, naturalmente è una pastiglia per il mal di testa, e devo averle sempre con me perché purtroppo ho spesso mal di testa, ma non le ho mai, a parte in questo momento che ne ho trovata una anche sporca sul fondo della borsa. E poi magari una mentina, non credo. Poi qui c'è una caramella. Io frego se... allora, questa io so dove l'ho fregata, al ristorante giapponese del sushi, dello scontrino che abbiamo visto prima. C'era tipo la ciotolina con le caramelline, io, cioè, sono tutte le ragazze, sono tipo no, io non mangio caramella, no grazie, no, io la vuoi, e io ne prendo sempre un sacco, quindi le altre me le sono già mangiata. Caramella all'arancia. Poi c'è il mio portafogli, questo forse è l'unica cosa che è uguale rispetto agli altri What's in My Bag. No, non ho sempre avuto questo, però questo è il mio portafogli, il mio boy wallet, quindi beh, mi sembra giusto, boy bag e boy wallet vanno bandan. E questo è nero all'interno. Allora, qui c'è in realtà Daniela Studio, le ciglia, l'appuntamento per l'extension, le ciglia, che sarà il 24 aprile, il prossimo, vado più o meno ogni 2-3 settimane a farle. Intanto mi chiedete dove vado, Daniela Studio a Trieste, cercatela su Google per prendere appuntamento, è fantastica, costa poco. Poi, no, non sono pagata per fare questo video, semplicemente è proprio brava lei. Poi all'interno del mio portafoglio ci sono, allora, soldi, stranamente non ne ho mai, uso solo bancomat, non uso mai contanti, però in questo momento ne ho perché ho prelevato
senza poi usarli. Qui c'è un biglietto dell'autobus, fantastico biglietto dell'autobus, credo di essere l'unica che compra ancora i biglietti dell'autobus. Se vedete una cretina che timbra il biglietto del bus e poi si pettina le ciglia, sono io! Poi, vabbè, cioè altra roba, cosa vi devo far vedere? Vari biglietti, il negozio dove compro le crocchette per i gatti, poi qui c'è una foto, anzi due fotine della mia nonna che non c'è più, però mi manca un sacco. Poi qui ci sono invece due fotine di Tomas, un bigliettino di Coco Chanel dove ci sono tutti gli indirizzi delle boutique a Parigi. Poi c'è il biglietto da visita di uno dei ragazzi che lavorano da Gucci a Venezia. Poi la fidelity card di un negozio dell'outlet Max Mara Trieste, andateci pazzesco. Poi c'è la carta di Brico, non so nemmeno perché ho fatto. Ah sì, perché quando ho comprato, non mi ricordo cosa, per la casa c'erano gli sconti. Ah sì, luci, lampadine. Poi qui c'è il biglietto da visita del mio commercialista, molto interessante. E poi c'è invece l'altro biglietto da visita della ragazza che lavora da Chanel, sempre a Venezia. Altra cosa che c'è qua, c'è la mia carta d'identità, e quando la gente vede la mia carta d'identità mi chiede sempre: ma perché di questo dubbio colore verde? È di questo dubbio colore verde perché chi ha la carta d'identità bilingue, quindi credo in Val d'Aosta chi parla anche francese, in Sud Tirolo chi parla anche tedesco, e noi in Friuli Venezia Giulia che parliamo anche sloveno, abbiamo la carta d'identità bilingue, quindi la mia carta d'identità è scritta sia in italiano che in sloveno. Questa è la mia foto, è imbarazzante letteralmente. Qui ci sono la Media World Multicard, anche questo è molto interessante, la Oyster Transport for London, la tessera dei trasporti inglese, poi c'è la tesserina di Harrods e poi la mia Sephora Gold. E quindi questo è quanto praticamente, e poi naturalmente varie monetine, molto interessante perché io le monetine ne ho un sacco, tipo inglesi, americane, che non c'entrano assolutamente niente, però le tengo sempre per portafortuna. E poi credo che questo sia tutto, no? In questa taschina qua ho trovato ancora il coso dell'entrata al Cosmo Prof quando siamo stati con Essence Catrice e Love, e quindi ho ancora qui questo, praticamente un sacco di roba. Quindi questo mi sa proprio che è tutto, credo sì, l'abbiamo svuotata assieme, non c'è altro nella mia boy bag. Se avete richieste scrivetemele nei commenti, ho visto che in molte mi state chiedendo la night routine o la morning routine, voglio dirvi che arriverà molto presto, quindi stay tuned per quella, credo farò prima la morning routine. E niente, questo è tutto, bacio enorme a tutti voi, bacio e abbraccio, e alla prossima, ciao!